Bentornati in Flight Simulator. Siamo già in discesa verso l'aeroporto di Paro e vediamo cosa ci aspetta oggi, uno degli avvicinamenti più difficili che abbia mai fatto in vita mia. Cominciamo. Eccoci a bordo. Allora, prima di cominciare, un paio di note di servizio. Ho effettivamente ricominciato il volo perché con il volo originale arrivavo al buio, cosa che rende sostanzialmente impossibile riuscire ad atterrare correttamente. E lo vedrete tra poco quando atterriamo. Sono le 8:43 del mattino in questa nuova versione del volo, più o meno stiamo seguendo lo stesso piano di volo originale, in realtà ho tagliato qualche tappa. Come vi dicevo, eccola in fondo l'Himalaya, o almeno penso, e comunque ci stiamo avvicinando a questa zona di montagne che è il Bhutan, dove apparentemente dobbiamo atterrare. Allora, da Bogop scenderemo a flight level 214. Set speed, non abbiamo una restrizione sulla velocità. Allora, non abbiamo in questo momento l'ATC che ci segue, cercheremo di fare tutto da soli. Naturalmente senza ATC che ci segue ho anche tolto il traffico aereo per evitare di andare a sbattere magari contro un raro scusate, aereo in decollo. Allora, questo è uno degli avvicinamenti, come dicevo, più difficili che abbia mai fatto in vita mia, più che altro per il fatto di essere assolutamente in mezzo alle montagne. Se Innsbruck vi è sembrato difficile, vedrete cosa vuol dire questo avvicinamento. L'ho provato una volta, mi è riuscito abbastanza bene, con un po' di paura. Ogni tanto guardo se l'autopilota stacca per conto suo il nav, perché è una cosa che ogni tanto mi è successa. Più o meno il piano di volo ci porterà abbastanza vicino al punto in cui dovremo atterrare. Allora, il prossimo punto di riporto è 185. Continuiamo a scendere. E non abbiamo ancora una restrizione di velocità, quindi stiamo su questo, pigiamo speed e continuiamo la discesa. Perfetto, 185, ottimo. Allora, ho dovuto sostanzialmente rifare il volo perché provato al buio mi sono banalmente schiantato contro una montagna, cosa che vedrete immediatamente. Perché è successa? Perché, come vedete, davanti a noi ci sono solo montagne e valli e stiamo scendendo molto rapidamente. È molto importante avere l'altimetro settato correttamente. Penso che sia settato correttamente. In questo momento sono ancora sulla standard, però dovrebbe essere equivalente alla standard la pressione dell'aeroporto. Continuiamo la discesa. Allora, cerchiamo di pensare avanti. 185, quindi cominciamo a scendere a 250. Non 228.
Ok, quindi il prossimo passaggio sarà 185, 16.000, comincio a dare 16.000. Sto cercando di stare avanti all'autopilota che passa logicamente da una volta raggiunta la quota, passa da speed ad altitude, quindi al mantenimento della velocità, al mantenimento dell'altitudine. Dicevamo qui è 185 come velocità, quindi cominciamo a scendere e sarà quasi il momento di cominciare già ad aprire un po' di flap. Eccoci qua, 185, un attacco di flap. Ok, possiamo andare sulla standard, si lamenta, quindi chiudiamo un attacco di flap. E aspettiamo un momento. Descend, landing elevation, fuel, TCAS, radar, CAS, landing data e approach briefing, flight attendant, pass sign, thrust reverser, landing gear, slat flap. Ok, metto i reverser di già e soprattutto accendo di già tutta la luminaria. Siamo un pochino in alto rispetto le cinture di sicurezza, non le ho mai fatte slacciare in realtà durante questo volo. Adesso penso che la velocità l'abbiamo bruciata a sufficienza per una prima attacca di flap. Perfetto. Prossimo passaggio 145, 11.000. Scendiamo a 11.000. Appunto scendiamo anche a 145. Prendo un'altra attacca di flap. Non riesco a capire che perché questo continui a lampeggiare. E comincio di nuovo ad aprire flap. Guardate come ci stiamo avvicinando paurosamente a queste montagne. Deve essere veramente un avvicinamento incredibile da fare nella vita reale. Aumento un po' lo zoom perché non vedo bene dove sto andando e abbasso ancora un momento. Per 11.000, perfetto. Il prossimo passaggio sarà 10.003 e questo era 11.008 in realtà, quindi possiamo in realtà fare più o meno 9.000. Qua cominceremo una bella curva. Ok, continuiamo ad aprire i flap. E chiudo le manette. Siamo leggermente alti. Ok, ma ora manette chiuse, stiamo effettivamente scendendo. Dicevamo 9.000, autorizziamoci a 9.000 e
9.000 penso che passerò al controllo manuale per la gioia dei passeggeri. Cominciamo questa curva. Siamo flat full e dovremmo più o meno vedere la nostra destinazione qua in fondo. Questo fiume è uno dei punti che seguo per l'atterraggio, forse è proprio qua dietro. Questa montagna, quindi siamo ancora un po' alti. Non voglio aprire immediatamente i carrelli perché siamo ancora molto alti. I flap sono al minimo, forse potrei anche bruciare un po' di spoiler. Ed ecco la pista. La pista è questa qua. Come notate siamo molto alti, ma come notate qua c'è un enorme spuntone di roccia a cui dobbiamo passare sopra. Quindi buona fortuna a noi, come si dice. Ora giriamo. Andiamo sotto gli 11.000. E cominciamo ad allinearci. Chiudo gli spoiler. Stacco l'autopilota. Apro i carrelli. Io non so nella realtà come si faccia questo atterraggio. Però sinceramente non sto puntando molto in basso, ma la montagna è lì e va superata prima di effettivamente fare una discesa, che è molto, molto, molto decisa. Ora do un po' di motore. Una volta passata questa montagna, poi è tranquilla, ne abbiamo passato 200 piedi. Vi dicevo che questo atterraggio era bello, eh? Ho fuori carrelli, vero? Sì. 200. Sink rate 100. 50, 40, 30, 20, E siamo a terra. Un po' di freni. E devo dire un atterraggio molto bello, viste le condizioni. Tiriamo sui flap e andiamo a parcheggiare in questa specie di air club che viene definito l'aeroporto internazionale del Bhutan.
Non so bene dove parcheggiare. Guardate com'è bello questo scenario con tutta la cultura locale. Allora, questo è un parcheggio, quindi parcheggiamo qua. Siamo a posto, chiudiamo le manette, mettiamo i freni e accendiamo le IPU. Spegniamo le luci. Cominciamo a spegnere uno dei due motori. Ok, e se l'APU è partita, l'APU sembrerebbe partita, spegniamo anche il secondo motore. Perfetto, siamo a terra, siamo vivi. Aircraft. Chocks. Apriamo la porta. Ok, e benvenuti a Paro. E con questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se avete qualche domanda i commenti sono aperti e alla prossima settimana per un altro video di Flight Simulator. Alla prossima!